sono dai Poison and Rock e oggi abbiamo l'onore di avere con noi Steve Silvester dai grandi Death SS. Grazie Steve per essere con noi finalmente. Abbiamo, si può Ciao. dire, il capostipite della leggenda del metal italiano, colui che ha dato la via a Grazie. tutto. Come stai intanto Steve? Bene, bene. Fa piacere. Io voglio iniziare direttamente chiedendoti, avete una lunga storia che va dagli anni 80, fine anni 70 ad oggi, di fare un breve sunto, anche descrivendola se vuoi con aggettivi, come vuoi, un piccolo sunto proprio della carriera immensa che avete avuto. Ma non è facile fare un breve sunto di una carriera di quasi 45 anni. E niente, abbiamo iniziato nel 1977 unendo le mie passioni per i fumetti dell'horror, sexy horror di quell'epoca, dei film dell'orrore, dell'Hammer, dell'Universal, eccetera, e la lettura di libri su occultismo e gotici e chiaramente poi della musica metal. All'epoca ascoltavo molto Certo. cose collegate al cosiddetto glam rock degli anni 70, Sweet, Slade, Rex, eccetera, e poi dopo Black Sabbath, Black Widow, tutto rock dark di quell'epoca, e ho cercato di fare un calderone dove mettere dentro tutte queste influenze, con un'iconografia appunto mutuata dai personaggi classici dei film dell'horror, quindi il vampiro, il lupo mannaro, la mummia, eccetera, eccetera, con la musica sia dai connotati glam che dark, e poi appunto con questi riferimenti anche nei testi, negli spettacoli a rituali occulti o comunque a cose dell'immaginario. E da lì in poi è stata una continua evoluzione, e col tempo, noi con molta calma abbiamo fatto pochi dischi nell'ambito di questo periodo di tempo, e siamo arrivati all'ultimo appunto con te, nel decimo Sì, album studio. che comunque sono tanti, cioè 10 sono tanti comunque, ma come descriversi da un punto di vista di sound l'evoluzione? Perché comunque voi venite etichettati, diciamo, generalmente dalla stampa come horror metal. Ma Tu non è pensi che facile sia dare un titolo appellativo? un'etichetta. Tu pensi che sia che ci possa stare? Oppure pensi che magari ci sono altri magari aggettivi che tu senti magari di poter affibbiare da te stessi? Ma senti, io personalmente sono sempre stato contrario alle etichette, no? Quindi di Ecco. dover dare proprio una label proprio a quello che Certo. suoniamo non è facile comunque, perché noi abbiamo una musica da sempre in continua evoluzione e che presenta innumerevoli sfaccettature. Si parte dal proto-punk al Sì. gothic, al dark, al metal più classico. Anche heavy metal, infatti heavy E metal, sto dicendo, sì. per cui noi abbiamo, per semplificare la cosa, detto che facciamo horror music, perché in ogni caso è una musica legata al rock in tutte le, a 360 gradi e che Certo. comunque parla sempre di horror. Quindi horror music va benissimo, dice tutto, non dice niente. Dicevo, sì. La musica va ascoltata, ognuno deve farsi le sue idee senza pensare di creare proprio delle barriere mentali o delle etichette su quello che sta Certo, ascoltando. è normale, sì, ovviamente anche dal vivo, come dicevo, i vostri live sono i veri e propri spettacoli, non sono delle semplici esibizioni, delle semplici performance live, sono dei veri e propri, diciamo, spettacoli teatrali quasi. Cioè, come mai tutta questa ricerca del particolare anche live, che appunto come dicevi tu prima, c'era anche qualcosa che può richiamare a dei rituali, di determinate, non so, dei rituali occulti o visti anche in film horror, proprio anche nel metterlo live, ci vuole proprio una minuziosità che è inimmaginabile. Sì, sicuramente i nostri spettacoli sono molto elaborati e questa è una ricerca ben precisa che ho sempre voluto dare fin dall'inizio, perché ho pensato che è un valore aggiunto sicuramente riproporre dal vivo determinate Sì. situazioni, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche da quello visivo. Quindi Certo. offrire uno spettacolo a 360 gradi al fruitore che possa essere qualcosa che dia ancora di più la sensazione di assistere a un evento importante. Ovvio, sì, ma i primi tempi che comunque eravate nella scena italiana, visto che comunque soprattutto nei primi anni 80 in Italia non è che c'era tutta questa, diciamo, innovazione musicale, c'è stata persone, diciamo, c'è stata etichette contrarie, comunque in generale anche il pubblico, delle critiche che vi hanno rivolto, oppure sono sempre andati, perché ho visto che comunque adesso siete praticamente osannati ovunque,
non ci sono più quella chiusura mentale che c'era un tempo. Avete avuto inizialmente una chiusura mentale? C'era chiusura mentale inizialmente, oppure non avete mai riscontrato? Beh, quello è innegabile, in un certo senso era previsto. Un gruppo che nella sua iconografia, già dal moniker, riporta i due grandi tabù, come la morte e SS, che sono le mie iniziali, senza alcuna implicazione chiaramente infatti. Politica, ma che comunque richiamano facilmente, esatto, sì, a regime nazista o cose del genere, ben lungi da quella che è la realtà. E comunque uno spettacolo, poi, che rivolge l'orrore, spesso anche con performer comparse nude o con comunque scene sempre molto forti, era ovvio che poteva colpire molto l'immaginario, specialmente per evitare la censura o per i cosiddetti ben pensanti, no? Quindi diciamo che critiche ne abbiamo sempre avute e ne continuiamo ad avere molte, però fa parte del gioco, perché pensiamo che chi fa uno shock rock, quindi uno spettacolo di questo tipo, deve mettere in conto anche tutte queste cose. Certo, e poi come si vuole dire, ogni pubblicità, anche se la negativa, porta sempre audience, e comunque la gente dà anche sempre un'occhiata. E poi, sempre, poi ma a certe volte la pubblicità negativa, quella a darti credito e farti andare avanti e farti comunque dire chi se ne frega, che me ne fotto, non me ne frega niente, io vado per la mia strada, noi facciamo questo. Che infatti vi hanno portato a, praticamente anche all'estero, cioè io ovunque in qualsiasi paese sono stata, cioè tu soprattutto sei riconosciuto da qualsiasi band dall'estero, cioè com'è sentirsi proprio come icona italiana del metal, non estremo, del metal generico, perché non voglio dire metal estremo, ma del metal, perché chiunque tipo, ti conosce come icona della musica metal italiana. Ma ti ringrazio di questa cosa, mi fa sicuramente molto piacere, non è certo una cosa voluta e comunque è una cosa che penso che mi sono conquistato, no? Lottando giorno per giorno in tutto questo periodo, in tutto questo tempo, andando più che altro avanti sempre costantemente con una mia identità, con una mia forza, senza voler scendere mai compromessi, e andando sulla mia strada. Certo. Questa cosa qui alla lunga insomma ha pagato i suoi frutti, perché sicuramente il fatto stesso che io sia ancora qui dopo tutti questi anni è ancora... faccia esattamente esatto, quello che voglio, esatto, come dicevi tu, fregandomene assolutamente di tutto quello, esatto, che possono essere critiche e censure, vuol dire appunto che qualcosa di buono comunque lo fatto. Prima di passare un po' agli album, quindi alla parte diciamo tecnica e discografica, c'è qualche episodio di tutti questi anni, di lunghissimi anni di carriera, che proprio ti è rimasto impresso, che può essere un episodio che ne so durante qualche live, o un episodio che tu stesso hai vissuto, che vuoi condividere con chi, con i tuoi fan in generale? Questo non è anche divertente o meno, anche, non lo so, a te la scelta. Ma guarda, aneddoti ce ne sono stati chiaramente e ovviamente tanti, no? In tutto questo periodo, tanti concerti fatti in giro anche per il mondo. E io ne ho parlato, per quanto potevo ricordarmi, raccogliendomi un po' tutte le idee, le memorie nei due libri che ho fatto. Il primo è Il Negromante del Rock, quello dove mi soffermo sulla genesi della band, e il secondo, quello che mi separa del secondo periodo, quello diciamo più professionale. Diciamo i titoli, perché comunque per chi vuole sentire la storia della band sono importanti. Sì. Semplicemente appunto questo secondo libro si intitola The Story of Death Sess 1987-2020, perché arriva appunto fino ai nostri giorni. E lì ho sviscerato un pochino tutti quelli che sono stati, questi aneddoti, queste cose che sì, è difficile poterne scegliere uno piuttosto che un altro. Magari invito, ecco, non voglio fare pubblicità, ma invito semplicemente chi vuole interessarsi a certo, guardare questa cosa. Vabbè, è normale, perché comunque ne avrei viste di cotte di crudo, immagino, quindi... Ma c'è stata qualche band in particolare, o comunque qualche cosa con cui hai collaborato nel genere all'estero, diciamo, non dico in Italia, ma all'estero, con cui ti è piaciuto proprio collaborare, con cui vorresti continuare a collaborare magari tuttora, perché ho avuto anche un bel po' di collaborazioni. Ma guarda, nei tempi recenti è stato molto interessante e stimolante collaborare con Tony Dolan e Venom Inc., che mi ha coinvolto nel progetto Sabato Nero, che è un tributo ai Black Sabbath, i cui ricavati vanno allo Spallanzani per la raccolta fondi per il virus, per il Covid, quindi diciamo una cosa a fondo benefico molto interessante e molto lodevole. E in questa occasione qui ho potuto poi fare una specie di super gruppo insieme a membri, oltre che dei Venom, ma anche dei Mercyful Fate, come proprio le leggende, le leggende di ogni paese in pratica. Con cui appunto abbiamo fatto proprio una buona cosa, un buon lavoro, penso, e comunque è nata una sinergia che può darsi che avrà dei gruppi anche in futuro. Bellissimo, veramente, questo progetto non era a conoscenza, invito quindi chiunque a
informarsi su questo progetto, perché soprattutto che a scopo benefico è una cosa, per la situazione in cui siamo, tanto è lodevole. Invece, parlando a livello discografico, non voglio soffermarmi, sai, sul primo album che è uscito, sull'ultimo, voglio semplicemente dire, secondo te, per le nuove generazioni che magari, sai, si buttano magari subito sul metal estremo, invece che andare proprio alle roots, alle radici del metal, soprattutto anche italiano, che magari neanche lo ascoltano, tu che magari facciamo due album, che album consiglieresti dei DTSS? Ma guarda, io a prescindere da tutto questo consiglio sempre di non avere paraocchi e di ascoltare la musica a 360 gradi. Specialmente poi se ti approcci al rock in generale, al metal, devi stare a farti seghe mentali e pensare se viene dall'Italia o piuttosto che venga dall'Inghilterra, dall'America o da un altro paese. L'importante è che ci sia buona musica e che questa musica ti comunichi delle buone vibrazioni. Quindi abbandonare i preconcetti e ascoltare proprio con il cuore la musica, perché ce n'è di buona da tutte le parti, in tutto il paese. E questo vale per tutti i generi. Specialmente poi nel metal, che deve essere una cosa che deve essere ancora di rottura, poi deve avere ancora il suo, la sua valenza rivoluzionaria, la sua valenza contro appunto la musica preconfezionale, quindi dovrebbe essere qualche cosa che anche aggreghi le generazioni. Io ho sempre lottato a favore appunto di questa cosa, dell'aggregazione del potere della musica rock come qualcosa che sia ancora con una valenza di rottura e che non sia stata anche questa domesticata dal sistema. Esatto. Invece, parlando dell'ultimo album che è uscito nel 2021, Ten, cosa ha di diverso rispetto a tutti gli altri innumerevoli album? Parliamo a livello compositivo, il tema che affronta, e perché Ten? Perché il decimo? Ten, assolutamente, perché è il decimo. Poi comunque a questo qui viene collegato cabalisticamente anche alla valenza esoterica del numero 10, che è un po' anche la somma dei primi quattro numeri e quindi anche dei nostri primi quattro album a livello artistico. Quindi una serie di coincidenze che ha portato un tutt'uno a legare come cosa questa cosa del 10, che si ritrova per tutto, come 10 sono anche le composizioni messe che lo compongono. E questo disco è diverso dai precedenti, se non altro per la sua genesi, visto che è stato fatto in un periodo in cui è iniziato il lockdown, il Covid, eccetera, due anni fa. E questa cosa dei distanziamenti, della clausura in cui siamo stati tutti forzati, ha portato chiaramente a condizionare sia la registrazione, che è stata fatta in più sessioni e diciamo via internet con scambi di file, piuttosto che con la presenza fisica dei membri della band, e anche per il mood, diciamo, più dark, più claustrofobico, più chiuso, che si riscontra anche nell'atmosfera musicale che fanno parte del disco. Diciamo, è stato un tutt'uno che ha condensato quello che sono i DTSS dal punto di vista musicale in questo ultimo periodo. Quindi diciamo che sarebbe anche un buon modo per chi appunto non conosce DTSS partire da qui e fare, diciamo, anche un viaggio all'indietro, diciamo. Dall'ultimo al primo. Sì, perché in Ten trovi comunque tutte le caratteristiche musicali che hanno distinto la band in tutti questi anni, no? Ci sono, penso, tutte le nostre influenze, penso che la nostra matrice sia inconfondibile, anche se fatta con qualcosa di veramente attuale. Sì, diciamo che quando parli di te stesso o Silvestre, diciamo che non è che ci siano per tipo confondere quale band sia, in tutti gli stati già sanno immediatamente chi sei. Invece volevo parlare appunto io di, prima di terminare o parlare dei progetti futuri, delle influenze particolari che ovviamente ci sono anche dal punto di vista, possiamo dire, culturale, letterario, perché anche avete, cioè, c'è un mondo soprattutto un mondo, non voglio dire di fumettistico alle spalle, che è una cosa meravigliosa che avete fatto, ma anche soprattutto a livello musicale. Diciamo, facciamo questo potpourri di influenze proprio di DTSS e poi tue. Ma diciamo che le mie influenze artistiche, in senso lato, sono tante e varie. Hai detto appunto quello del fumetto, che in questo ultimo album è molto presente, più che dei precedenti, sia dalle pagine, iconografia, e sia dal fatto che viene proprio proposto un fumetto su te stessa all'interno dell'album. Questo perché io sono
sempre stato un appassionato collezionista e cultore degli horror, comics, erotic movies e anche fumetti degli anni 70, degli anni. E questo mi ha portato quegli anni anche a conoscere certi personaggi che facevano parte di quel mondo, faccio amicizia e con questo aprire poi una collaborazione. Questo è sicuramente un'influenza che si vede anche in canzoni come Zora, dedicato all'omonimo personaggio di Renzo Barbieri, direi di fumetto degli anni 70, o anche Suspiria, che è un altro fumetto sex erotico di tempi più recenti, di Luca Lacca Montagliani, della sua Annexia. E di questi, appunto, queste canzoni poi sono state fatte, ne faremo anche dei video, ancora per Suspiria, e diciamo che sarà una commissione a 360 gradi tra musica, arte visiva e fumetto. E questo è bellissimo perché va appunto oltre quello che è soltanto il testo scritto e la composizione scritta. E poi ci sono tante altre influenze, quelle appunto magari culturalmente collegate alla passione per l'occultismo di Patrice Crowleyana, ci sono Crowleyana, ok. Questi, anche in questo disco, specialmente su canzoni come The Temple of Pain, Lucifer o The World is Doom, ci sono vaghi di tre. Che questo ed è comunque un po' il fluore di quello che è il nostro mondo, il mondo del Cossess, che ha fatto tutte queste influenze artistiche e culturali, ma anche soprattutto non scordiamo intrattenimento, perché la cosa principale della musica è quella di avere alla fine un buon prodotto che ti tiene, che ti piace, che ti diverte, esatto. E se poi al suo interno contiene anche delle cose anche più profonde, quello sta all'ascoltatore se vuole scoprire o meno, ma siamo comunque principalmente di interpretatori. Esatto. Questa domanda la faccio di solito a tutti, infatti tutti i musicisti mi odiano. Quindi devi scegliere 5 album però di band che hanno influenzato Steve durante la sua carriera. O anche come semplicemente come persona, quindi anche da quando eri bambino ad oggi. Non devono essere soltanto diciamo, come cantante in generale, per cui che ti hanno influenzato. Beh, è facile. Nel senso, il primo disco che ho comprato da adolescente, per esempio, che è Sweet Fanny Adams, degli Sweet, in inglese, che mi ha influenzato tantissimo, che ancora mi piace, che ancora ascolto, eccetera, quello sicuramente è una cosa che non dimenticherò mai. Il primo disco veramente dark che ho avuto fra le mani, che mi ha spesso sempre influenzato, mi ha aperto un mondo, è Sacrifice dei Black Widow. Poi sicuramente qualcosa del Black Sabbath, all'epoca comprai, insomma, come primo disco, sembra del terzo, Master of Ability, quello che si contiene in Children of the Grave, o poi anche altra roba tipo di T-Rex, degli Slade, degli Sparks, ma anche un cacciatore, dei fratelli meglio da americani che fanno una musica veramente strana e fuori di testa. E sono tutti i primi dischi che ho acquistato in vinile da ragazzino e che ancora ascolto, ancora nella mia collezione, e che hanno fondato le basi per tutto quello che sto facendo adesso. Prima di terminare l'intervista voglio chiederti dei progetti futuri da te stessa, perché adesso c'è l'album, ma avete in previsione live di tornare sui stage o altri album, un altro album, non so che progetti avete. Ma guarda, in questo momento stiamo facendo la promozione di Tempi, appena uscito, però ecco, nel prossimo anno, sperando che la situazione si evolva, quindi non ci siano più restrizioni, mascherine, distanziamenti e quant'altro, che limitano l'esecuzione di un vero e proprio concerto, vorremmo fare degli spettacoli magari importanti, da un certo prestigio. Ecco. Io sono orientato a fare pochi show, ma buoni, piuttosto che fare tanti con i concertini. Esatto, questo però stiamo a vedere un pochino con tutti quanti come si evolverà la situazione, perché è importante per me avere l'approccio, il feeling diretto con chi mi viene ad ascoltare, a vedere, e con questo scambio energetico tra artista e pubblico, senza limitazioni, senza distanze, e mai poi mai fare concerti davanti a persone che se ne stanno ferme sedute a distanza, perché proprio si perderebbe proprio lo spirito del concerto. Come anche perché lo spettatore ovviamente deve essere completamente coinvolto in ciò che trasmettete, appunto, anche perché comunque è tutta una performance, uno show live, quindi non c'è solo la performance live della band, ma c'è tutto un dietro che va visto nei minimi dettagli e quindi apprezzato e vissuto, come dici tu, anche questo scambio energetico, quindi va percepito da chi vi vede. Esatto, è un dare e ricevere per l'artista e il pubblico, è importantissimo.
Sì, concordo. D'accordo, allora io ti ringrazio Steve per l'intervista. Se vuoi giusto dire qualcosa ai fan dei TSS, ai tuoi fan che praticamente ti seguono da qualsiasi regione del mondo, qualsiasi stato del mondo. Niente se non ti ringrazio tutti e per questa opportunità, se sono qui ancora ora è grazie a voi e spero di poter continuare il più possibile di offrire sempre delle buone sensazioni, delle buone vibrazioni per voi. D'accordo. Ciao. Grazie mille Steve, a presto. A presto, grazie. Springtime, as the fever sounds, there's a yearly Babylon.